Starà registrando? Sì. Allora, siamo qui perché lei mi ha obbligato a fare questo video di un corno. Questa nuova puntata sarà dedicata a... Bee and the Puppy Cat. Allora, un'iniziativa di Cartoon Hangover, Sì. questo canale YouTube Americano. americano. Che ha cominciato la sua attività nel 2012 e che è arrivato al successo con oh mamma, Bravest Warrior, Che è di Pendleton lo stesso di Adventure Time. E World. questa, diciamo, questa fiducia attraverso questo cartone animato ha portato alla nascita di diversi altri prodotti, tra cui Bee and Puppy Che è Cat. bellissimo, che è creato da Natascia Allegri. Sì, che abbiamo avuto il piacere di incontrare al Cartoomix era, ci ha dato Cartoomix, questo splendido sì, che disegno. io voglio, perché ancora non la conoscevo, per cui non ho potuto impormi con Saggiarne, arroganza, sì. l'appoggio qua. Ma parlaci di Bee and Puppy Cat, dai. Racconta la storia di questa ragazza che è appena stata, mi viene solo in inglese, fired, Licenziata. licenziata. Oh mamma, mi viene solo in Licenziata dal inglese. lavoro, e mentre ritorna sotto la pioggia verso casa trova un cane gatto. Cane gatto B, lei si che chiama lei B si chiama e Bee e lui si chiama Puppycat. Puppy Cat, se lo porta a casa, si occupa di lui e poi si scopre che lui è una specie di gatto spaziale tipo Doraemon. Esatto, un cane E gatto un cane spaziale. gatto spaziale, e cominciano a girare per lo spazio vivendo diverse avventure e venendo pagati per quello che fanno, perché alla fine Sono mercenari, sono tipo. più o meno mercenari, sì. Ha un aspetto molto truce, nascosto tra le pieghe del rosa, della femminilità, dell'assurdità di È tutto tondo e rosa, ma poi ti colpisce dritto al cuore. B. Otto! Esatto. Dove Non fa più male proprio. racconta però solo delle loro avventure spaziali, perché c'è anche il lato, diciamo, più casalingo della vita di B. Lei che va a Quindi fare la spesa, lei che vuole tentare di cucinare determinati dolci, lei che è innamorata del di suo Deckard, giusto? Carlo, sì. Che carino e simpatico Deckard. Sì, e soprattutto ha del ghiaccio per il suo pacco. La prima puntata fa molto ridere. Durano solo pochi minuti, 6, Sì, 7, sì, ok, sì, sì, sì. massimo. E ce ne sono usciti tipo 5, 6? Forse, 5? non so bene perché io ne ho visti tipo 4, 4 mini episodi da 5 minuti. E c'è anche, se andate su Kickstarter, c'è una quest legata a Sì. Bee and the Puppy Cat per poter fare una serie intera. Andate a dare dei soldi. Ci piacerebbe vederlo Sì, su io. Cartoon Network, anche perché prendete una qualsiasi immagine di Puppy Cat, fissatela per 3 secondi e poi Ridete, sì. ridete. E poi parla tramite un sintetizzatore vocale, è Sì, divertente. un po' come te. E ve lo consigliamo, quindi andate Su YouTube, su Cartoon YouTube Hangover. e Bee and the Puppy Cat di Natascia Allegri. Ve lo consigliamo. Ne abbiamo già parlato noi ai tempi quando uscì, quindi nella descrizione potete trovare il link al nostro articolo diretto per avere più informazioni. Yes. E alla prossima, quando Monica mi obbligherà a parlare di altri cartoni animati. Giane. Ciao! Ciao ciao. Ciao!